siete in onda, uno dentro. Bene, sembrava impossibile, ma mi dicono che siamo in onda. Poco tempo per spiegare al meglio quelli che sono i cardini dell'economia e della finanza. Ovviamente lo farò con un amico e uno specialista, un esperto. Sandro Vita, ciao Sandro e bentornato. Ciao Massimo. Senti, oggi ti ho portato una foto. Cos'è? Descrivimela. Questo è un albero. È un albero rigoglioso, bello. Secondo te quanto è alto? Ma non saprei dirtelo, non ho dei riferimenti, però posso tentare 5, 6, 8 metri. Vedi, il fatto che tu non abbia dei riferimenti non ti fa essere molto convinto della tua risposta. Non posso essere preciso, ovviamente. Bene. Se io ti propongo un investimento al 4%, tu che dici? Posso dirti che va bene. Ma se l'inflazione fosse 8? Decisamente no. Perché? Perché col 4 prenderesti molto meno di quanto aumentano i prezzi, ok. Se invece ti propongo il 4% con l'inflazione al 2 com'è? Un buon investimento. Ecco, vedi, il 4 è lo stesso nel primo e nel secondo caso. Quindi ha bisogno di una comparazione. Ma la comparazione ti è servita a fare cosa? A stabilire che nel primo caso non era conveniente e invece nel secondo sì, ok? Certo. Ok. Quindi gli elementi di comparazione sono determinanti per poter decidere. Ho capito. Ma attenzione, devono essere anche corretti. Vuoi farmi riflettere sulla comparazione? Esattamente. Un mio amico ha appena avuto un figlio e ha deciso di fare un investimento per 20 anni e dice che alla fine di questo investimento lui si ritroverà più del doppio. Se 20 anni un po' più del doppio è l'ordine di grandezza del 4%. 4% più o meno. Vuoi sapere se è un buon elemento? Sì, è un buon investimento. Ecco, e vedi che hai bisogno di una comparazione. Allora, 4%, sì. Confrontiamolo con il 10%. Da dove arriva quel 10%? Scusami Sandro. Lo vediamo dopo. Va bene, ok. 100, sì, è il valore di partenza in entrambi i casi. Sì. Ecco, dopo 10 anni, 100 rivalutati al 4% diventano 148. Sì. 100 rivalutati al 10% diventano 259. Uh-huh. Come sono tra loro 148 e 259? Beh, c'è molta differenza tra uno. Quindi 259 è molto più grande di 148. Assolutamente. Bene, andiamo più in profondità. 100 sono le tue. Certo. Ecco, quindi da 100 a 148, visto che 100 sono le sue, di quanto è stato l'incremento? 48. Più 48. Sì. Da 100 a 259 è più? 159. Ecco, come sono tra loro, Massimo? Adesso 159 e 48. La differenza è quasi il triplo, più o meno. Perché 50. 50, 150, sì, è il triplo. Quasi il triplo. Addirittura di più del triplo. Sì. Dopo 20 anni... al 4% diventano 219, sì, e al 10% diventano 673. E quindi su 219, visto che 100 sono le tue, è più? Più 119. 119. E su 673 è più? 573. E come sono tra loro? È un incremento di 5 volte, più di 5 volte. Ma tu volevi sapere dov'è che trovi il 10%? Esatto. Ah, il tuo libro famoso. Certo, hai ragione. L'andamento del mercato azionario mondiale diversificato è dell'ordine del 10%. E su tempi così lunghi è assolutamente tranquillo. Potrebbe essere interessante se fosse un tempo breve. Per cui se avessi ottenuto il 4% per 1, 2, 3 anni, allora sarebbe stata un'opportunità. Perché? Perché con un tempo così breve il settore azionario non ha la possibilità di dare quella tranquillità. Quindi potrebbe dare un buon risultato, ma anche un risultato negativo. Ok. Faccio un parallelo. È come se tu avessi un piccolo scooter. Sì. E un'auto di grossa cilindrata. Mm-hmm. Il piccolo scooter è quello che si muove sempre con una certa costanza, certo, anche in mezzo al traffico. La macchina di grossa cilindrata nel traffico si trova imbottigliata, resta ferma, ma in un lungo percorso riesce a dare sicuramente molto molto di più. Indubbiamente. Ok? Quindi è molto importante che le scelte che tu fai siano coerenti con i tuoi bisogni. Se i bisogni sono di breve periodo, ci vogliono strumenti di breve periodo e l'obbligazionario va bene. Ma se sono periodi molto lunghi, perché hai obiettivi molto lunghi, con strumenti obbligazionari c'è il rischio di perdere delle opportunità. C'è anche il rischio che ci taglino. Senti, l'albero di prima che mi hai fatto vedere con la fotografia, che attinenza ha con il nostro programma? Adesso te lo mostro. Dove vai? Cos'è questa roba? Ecco il nostro albero. Ma era un bonsai? Ma non ci posso credere. Ci tagliano, grazie e arrivederci, alla prossima. Ti sei portato il bonsai per farmi questa scenetta?